partita equilibrata, non ha visto il dominio di nessuna delle due. Forse abbiamo avuto qualche occasione un po' più eclatante noi, ma sostanzialmente ritengo il risultato giusto. Sicola è una squadra organizzata, pericolosa, molto fisica, e con tanti giocatori in avanti che hanno caratteristiche che si complementano molto bene, potevano crearci molti problemi. Analizzando la loro partita di Matera, abbiamo visto delle situazioni interessanti a livello offensivo, invece oggi tutto sommato non abbiamo rischiato tantissimo. Mi spiace per il gol subito, perché adesso non mi lamento mai, lo sapete, non è un problema. Mi sembrava viziato da un fallo, quindi però magari poi la partita sarebbe finita 0-0. Invece abbiamo rimontato la partita, siamo andati sotto, abbiamo ripreso la gara, e per il Monopoli questo è importante, perché vuol dire che non siamo mai domi, non ci siamo mai per vinti, e lottiamo sempre. E nel secondo tempo, nel primo quarto d'ora, e poi col colpo di testa di Sarau, obiettivamente abbiamo anche avuto qualche cosa di importante da poter far gol. C'è quindi in questo momento una sicurezza di avere un giocatore più offensivo in quel ruolo? Non c'è, perché Longo è un ragazzino che non ha ancora la consapevolezza del ruolo, perché sono le prime partite che fa, e Eleuterio è arrivato 2 giorni fa, quindi non ho nessuna garanzia, che non volevo assolutamente bruciarmi un giocatore appena arrivato. Quindi Rota è stato male prima della partita, gioco forza giocando così, non è che ci fossero tanti, si cerca poi sempre di trovare degli equilibri. Non è che Bay ha creato dei disastri o ha fatto delle cose straordinarie, ha fatto la sua partita, ma non avevamo noi, lì non c'è in quel ruolo. Ha salvato un pericolo in area. Sì, sì, non c'è in quel ruolo. È bravissimo. Sì, sì, non c'è in quel ruolo. Ma sì, ma non, le occasioni per fare gol le abbiamo avute al di là delle caratteristiche dei giocatori. Non c'è in quel ruolo un giocatore con qualità prettamente offensive. Sono tutti giocatori di corsa più votati al contenimento. Quindi forse Eleuteri, quel ragazzo che è arrivato adesso, ha qualche cosa più degli ultimi 20 metri, però diamogli il tempo di integrarsi, di conoscerlo un po' di più. Mi sono fidato di chi conoscevo di più, ecco perché sono partito così. Però ripeto, avevamo una squadra, i vari Sonas, Genchi, sarà abbastanza offensiva, quindi Donnarumma stesso ha creato un sacco di situazioni per fare dei cross importanti. Quindi, ma Donnarumma è un giocatore che con quelle caratteristiche non ce ne sono tantissimi in giro. Per me oggi è stato comunque eccellente, eccellente, ha fatto un sacco di cose interessanti. Però ripeto, a destra eravamo un pochino frenati, anche se poi ci siamo arrivati bene, perché comunque giocando con Genchi che si apre un pochino di più, ho bisogno un po' più di copertura, perché non lo voglio spremere troppo in fase di contenimento. È tutta una ricerca di equilibri che ancora non è completata, però si cerca sempre di trovare un assetto che dia equilibrio e garanzie. No, Genchi non si è allenato tutta la settimana, voi fate questo mestiere, lo sapete, non si è allenato mai, e quindi non aveva più di quello che nelle gambe che ha dato. Non volevo gli ultimi 20 minuti arrivare con giocatori davanti che non mi dessero lo spunto giusto e che non riuscissero a aiutarci in fase di non possesso. Mavrić però non è riuscito a trovare la posizione giusta, che non è facile, è un ragazzo giovane anche lui, che alle prime partite vere importanti, settimana scorsa è stato bravissimo, oggi è entrato, non ha trovato la dimensione giusta, però con calma ci lavoriamo. La situazione di Genchi è stata una sostituzione, poi insomma non è che c'è qualcuno che è al posto. Ma voi, vabbè, ma se mi dite così, poi vi devo dire che Cappello è stato tutta la settimana infortunato. Se parlate di queste cose e non le sapete, allora vi le devo dire. Cappello non sarà nato tutta la settimana. Suare, non ho capito se va, se resta, la testa dov'è, dove non è. Quindi dai, su, siamo seri. Io ho fatto giocare quelli che mi davano più garanzie, perché se adesso la risoluzione del problema era Cappello, mi sembra un pochino una forzatura. Poi ripeto, Cappello è stato tutta la settimana infortunato e fino a stamattina ha fatto cure con la Tecar per poter essere a disposizione. Quindi insomma, no, Benassi è un centrale che ha fatto anche il terzino destro in passato. Sostanzialmente avevo bisogno di dare equilibrio e forza alla fase difensiva, perché comunque loro lì avevano creato nel primo tempo comunque 2 o 3 situazioni, ma non è che avessi in quel ruolo oggi garanzie superiori. Quindi siamo sfilacciati un pochino, forse nell'ultimo quarto d'ora, diceva quello,
L'abbiamo fatto molto bene i primi 20-25 minuti, poi un po' abbiamo perso l'inerzia, loro hanno addormentato un po' la partita e abbiamo perso qualche controllo di troppo, qualche duello individuale di troppo, non è che abbiamo subito grosse ribaltate, salvo una volta un tiro da fuori, da dentro l'area che si è alzato, però abbiamo avuto la palla gol con Sarao per poterla vincere e un'azione di Donnarumma all'inizio del secondo tempo importante dentro l'area, però no, Benassi comunque è un difensore, però adesso io non mi lamento mai, con quello che ho lo cerco di sfruttare e quindi ho fatto giocare tutti quelli che erano più adatti alla partita, considerato che ho avuto 2-3 giocatori infortunati tutta la settimana. In questi momenti mi sono piaciuti molto, in altri c'è da migliorare, non è probabilmente neanche questa una squadra dove avrà la forza di prendere in mano la partita sempre e comunque, è stata costruita per essere solida, compatta, a ripartire, andare a fare battaglia negli ultimi 20 metri, quindi può essere che ci voglia più tempo, però insomma 2 vittorie e un pareggio, mi sembrerebbe che potrebbe esserci un pochino più di serenità da parte di tutti, quindi è una squadra questa che ci metterà tanto a crescere, per come intendo io crescita a livello di gioco, però dal punto di vista dell'atteggiamento, dei valori di spirito, di cosa, sono stati bravi, una squadra di combattenti, di guerrieri che non molla mai, poi insomma non abbiamo neanche un difensore forse particolarmente adatto nel costruire il gioco, che sono tutti bravissimi come difensori, ma non c'è proprio, ma in Lega Pro non è facile neanche trovarlo, quindi sono contento di quelli che ho come difensori e me li tengo stretti. E ecco che quando la partita diventa aggressiva, vengono ad aggredire forte, se il centrocampo non riesce a prendere in mano la partita, diventa una partita sulle seconde palle, sulla individualità, sul saltare l'uomo. E ecco perché dicevo prima che Mavretic avrebbe potuto farci quel quid in più per crearci la superiorità numerica e non è successo. È andato via un attaccante che all'inizio stagione doveva essere il più importante della squadra e quindi dobbiamo sostituirlo. Questo è un dato oggettivo, non è una mia opinione, è un dato oggettivo. E poi però la società non è che non si sta muovendo, è che ci sono delle difficoltà nei giocatori, tanti non vogliono venire, tanti hanno problematiche contrattuali, tanti hanno dei pensieri diversi, quindi bisogna che troviamo un attaccante, ma non è facile perché, ripeto, la società si è mossa tanto e bene per portare qua un attaccante, ma se non è ancora arrivato, perché non è facile.